Eccomi! Hai fatto la spesa? Sì, anche perché oggi ho deciso di cucinare io. Allora, speranze per il bar in Serie A? Non parlo spiritoso, dai! E poi scusa, mi hai insegnato tu, no? Che cucinare è un'arte, che bisogna prepararsi. Esatto. Ieri ero andata a iscrivermi a un corso di cucina. Mm-hmm. Poi mi hanno fatto due domande e mi hanno mandato invece al corso di ceramica accanto. Ma che cattiveria, amore! E allora la faccia del corso di cucina, mi sono comprata un libro di ricette e me lo sono studiata tutto. Brava! Sì. Così si fa. Spirito di iniziativa e fantasia. Che prepari stasera? Anatra all'arancia. Iniziamo un piatto semplice. Sì. Allora, prima di tutto ho comprato vino bianco. Mm-hmm. Ce ne va un bicchiere abbondante. Mm-hmm. Sì, ma che tipo di vino? Rigorosamente prosecco. Amore, tu mi stupisci. Aspetta, aspetta. Poi, arance. Bisogna grattugiare con un coltellino la parte gialla e poi tenerla da parte. Davvero non so che dire. Altre due arance, bisogna spremere il succo e poi aggiungerlo a fine cottura. Fantastico. Sì. E poi olio extravergine d'oliva. Mm-hmm. Mm-hmm. 2, 3, massimo 4 cucchiaini. Perfetto. Poi un po' di sale, cose varie, così. Mm. Tra l'altro, la cosa bella, che forse non tutti sanno, che questa ricetta dell'anatra all'arancia l'ha inventata Caterina de' Medici, quindi non è francese come tutti credono. Ed è una cosa molto molto interessante, perché alla fine scopri che... Cosa c'è? Amore, c'è un problema. Cosa? Quale? L'anatra. Per fare l'anatra all'arancia, forse ci vuole l'anatra. È dura senza. Salve! Sì, buonasera. Chiamo per il corso di ceramica. Non è che c'è ancora un posto. Grazie, sì, nome Giorgia. Sì, grazie. Arrivederci. Salve. Due spaghetti. Sì, fai tu. L'olio? Sì. Che cosa? Finalmente! Amore, guarda il libro di ricette orientali, quello che cercavo! No! Sì! No, no, dico che fortuna averlo trovato, lo hai cercato per tanto tempo. Guarda, 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 ci sono tutte le ricette migliori. Pollo con germogli di soia, prugne in salsa di pompelmo. Buonissimo questo. Sì, buonissimo. Cavoli con albicocche e mirtilli. Buonissimo anche questo, me lo ricordo. Guarda, guarda questa. Broccoli in salsa di mandorle con cereali. Questa te la faccio domani. Oh, fantastico! Eh? Posso dire una cosa? Posso, sì. No, io pensavo, Giorgia, che secondo me, riponiamolo sulla scaffalatura, tu sei bravissima con le tue di ricette, capisci? No, perché pensavo, un bravo cuoco, amore mio, un bravo cuoco, dà slancio al proprio estro, alla propria fantasia, sì, è questo quello che penso. No, mi piacerebbe anche capire un inventare, po'. Inventare è la parola giusta. A che serve guardare le ricette di altri quando una come te già c'ha dentro tutte le possibilità per inventare un piatto nuovo? Davvero? Sì, amore, questo ma che davvero? Penso. Ma sì, inventa! Lasciamo perdere le ricette scritte da altri. Quanto costa? No, per carità, amore. Vado di fantasia? Esatto, bisogna crederci un po' di più. Guarda che bella libreria, guarda quanti libri interessanti ci sono. No, questi costano troppo. Ecco, questi di storia, perfetto. Questo... Guarda qua, quelli piccoli. Giorgia, vuoi fare la persona seria con sta cariola? Sì. Buongiorno. Buongiorno, Rino. È il nostro quotidiano. Subito. Ecco qua. Grazie. E che facciamo? Andiamo via? No, no, perché col quotidiano in omaggio c'è... L'inserto. Ecco qua. Gira. Adoro gli inserti. Più il CD in omaggio. Di omaggio. C'è anche il CD in omaggio. La videocassetta in omaggio. Videocassetta in omaggio. Videocassetta in omaggio. L'enciclopedia in omaggio. L'enciclopedia in omaggio. In omaggio. L'Atlante geografico in omaggio. L'Atlante geografico. Il DVD in omaggio. DVD. L'ombrello del quotidiano in omaggio. L'ombrello del quotidiano. La raccolta di cucina con forchettone in omaggio. La raccolta di cucina con forchettone in omaggio. Il megafono in omaggio. Il megafono in omaggio. E la pratica porta mensola per il quotidiano in omaggio. No, la porta mensola in omaggio. Sì, non farlo cadere, eh. Basta. Tutto qua? Tutto qua.
Tutto qua? Abbiamo già finito. No, perché sì? La settimana scorsa siamo... Tutto qua? Tutta settimana. Vabbè, allora le pago il suo euro. Grazie mille, grazie. Possiamo andare. No, aspettate, dove andate? Il resto. Ah già. Grazie. Grazie. Vai. Molte grazie. Arrivederci. Arrivederci. Permesso? Permesso? Vieni. Permesso? Attenzione dietro. Permesso? Attenzione. Ecco così. Andate. Arrivederci. Sono contento. È da tanto che non organizzavamo una cenetta tra di noi, dico noi quattro. Eh sì, saranno almeno 3 mesi, no? Almeno... Almeno 4. No, più 3, guarda. Ho detto 4. Per me 3. Vabbè, 3 e 4, che importanza ha adesso? L'importante è, no, che ci ritroviamo... È che lei vuol sempre aver ragione. Ha parlato il signor Perfettini. Deficiente. Buon appetito, buon appetito. Prego. Certo, tua sorella non è normale, come tutta la famiglia del resto. Ma se tu non ce l'hai neanche una famiglia. Cosa c'entra? Cioè, deficiente. Ce l'hai, ma ce l'hai solo per la pelle. Ma non vedi che non lo capisci? Ma poi sei una cosa, è proprio una cosa squallida. Ma cosa c'entra adesso l'eredità? Ah, perché è normale che tuo nonno abbia lasciato tutto al cane? È normale secondo te? Ma insomma, cosa c'entri tu poi con questa ma cosa? Ma tuo nonno non lo vedi che proprio fa parte della stipe dei deficienti? Ma lascia decidere a lui quel che vuole. Quel cane tra l'altro era malato. Ma ti interessa solo quello? Un deficiente. Solo quello? Sei qui solo per quello? Ma no, ma non dico l'eredità, quello, dico una cosa generale. Sei proprio ma sei, fai pena. Quell'anello veramente. Lì fa schifo, adesso ti lo dico. La zalea? Ma è 100.000 volte meglio del garofano. Si dà il caso che mio zio sia fiorista e dice che la zalea fa cagare. Ma piantala, ma è possibile che tu sappia sempre tutto? Mi sempre dire tutto. Delle cose che non sai. Ogni volta che io dico una cosa, tu devi sempre rispondere. Tutto, e poi cosa fai? Dici il contrario, ma continuamente. Proprio di proposito, non ascolti forse neanche quello che sto dicendo. Guarda che Rimini è 1000 volte meglio di Riccione. Ma che cosa dici? Ma cosa dici? E allora scusa, Viale Ceccarini, dove lo vuoi mettere? Ma fa schifo, Viale Ceccarini, è una cosa. Come fa schifo? Fellini, dove è nato Fellini? A Riccione, è nato a Rimini. Viale Ceccarini, allora guarda, c'entra Riccione con Rimini. Mondo. Allora capito. Scusate. Ecco, queste sono le chiavi di casa. Noi abbiamo comunque il duplicato. E se poi quando uscite le lasciate sotto lo zerbino. E quando finisce la lavastoviglie, se aprite lo sportello esce il vapore. Certo. Dobbiamo anche spegnere la lavastoviglie. Ma cosa chiedi? Ma scusa, prego di spegnerla. Ma che cosa? Ma perché devi sempre mettere le mani sulle cose? Uno apre e già che l'apre la spegne. Ma cosa uno deve sempre Caspita Emilio, ma sei un mito sei. Ma guarda quante coppe hai vinto! Sì, lo sai, il go-kart, la velocità e il rischio sono sempre stati il mio pallino, metti giù le mani. E poi la mia spiccata propensione alla vittoria ha fatto il resto. Naso! Sì? Hai visto per caso le mie coppe? Sì, amore! Oh, ma che è stato? Malissimo, urtato là. Ma va? Sì, va. A vedere. No, mi fa male. Ma, no, ho pensato di portare eccole, giù eccole. Le tue coppe e di lucidarle con il lucido quello speciale, così vengono meglio. Ma dai, ma grazie, Naso, non dovevi. Ma per te. Grazie. Te le porto poi io su. Sì. Che belle che appena sono. Ho finito, poi mi concentro un attimo sul go-kart, faccio due cose, stringo due viti. Stupende qua. Piace. Oh, che bello. Vai, tira giù su. Hm? Sì. Okay. Le porti tu su? Sì, poi? Sì, ma certo, okay. Dopo. Grazie, amore. Sì, ma che macello fai? Scusa, sono scivolato, c'hai ragione. Ti ho mai mostrato le mie coppe? Sì, ma prima mi sembrava che... Naso! Sì! Cos'era sto casino ancora? Ho sentito la voce di Maurone. Ogni volta che parli, urto di Maurone? Sì. C'è? Un po' di mal di gola. No! Emilio! Sto anche facendo delle prove da ventriloquo. Sto imitando Maurone. Ma va? Non ci devo proprio. Piano piano. Allora, tu abbracciati a me. Sì, ecco. Ma fai piano che mi fa male. Lo so che ti fa male. Piano. Uno, due. Amore, che devo fare? Aia! Mi raddrizzi la testa, per favore. Piano. Grazie. Sì, una te la metto qua, una qua, le vuoi un po' più su? Ma, grazie. No, quelle si muovono da sole, grazie. Scusa, che ne so io. Naso, mi dispiace, ti ho rovinato la vacanza. No, amore, non mi hai rovinato un bel niente. Adesso arriva il medico, vedrai che domani starai benissimo per la gita. Ti rimetto in sesto lui. Vabbè, sì. Avanti!
Buongiorno. Buongiorno. Che succede? Guarda, c'ha la schiena bloccata, mi fa malissimo. Esagera un po', sarà stato un movimento brusco. Ma lei è un medico, mi scusi. Che c'entra? No, no. Lascia però... a me la diagnosi. Beh, comunque, quindi mi fa male la schiena e credo che sia stato un movimento brusco. Guardi, lei è fortunatissima perché io ho qui con me degli antinfiammatori. Lei li prenda e vedrà che domani sarà benissimo. Grazie. Grazie, arrivederci. Rivederla. Che carina che è. Sì, è disponibile, però non lo so. Sì. Vabbè. Senti. Vuoi scendere? Come ti vuoi mettere? Non lo so. Sono scomoda, non lo so. Tira ma amore, però non esageriamo. Su, metti un po' più giù. Dai, aia. Ti prendo io. Piano. Aia! Mi sono aia, aia, la schiena mia. Cosa è successo? Aia, aia. Oddio, oddio. Cosa è successo? E che è successo? Si è bloccata la schiena. Sarà stato un movimento brusco? Cos'è, un medico, lei? E allora lascia fare a me la diagnosi. Sarà stato un movimento brusco. Vuole l'antinfiammatorio? Sì, grazie. Lo stesso che le ho dato io prima a lei. No, proprio no. Giorgia, tu giri di prova con auto nuova e non ne fai più, amore. Lo avevamo già detto, l'avevamo già stabilito. Va bene. No, no, grazie. Grazie tante, proprio. Grazie soprattutto per la fiducia, proprio. Grazie. Ma come? 5 incidenti su 5 giri di prova me la chiami mancanza di fiducia? Quindi va bene? Basta, non importa, va bene così, ok? Non va bene così, tu te la prendi. Quell'auto è grossa, è una monovolume, non sei neanche abituata, dai. Emilio, ok, argomento chiuso, basta, va bene? A buon rendere, grazie per la fiducia, grazie tante. Costa proprio. Pure un sacco di soldi, capito? Costa grazie, 50.000 euro su strada, senza gli optional. 50.000 euro, no! Chiave in mano. Chiave in mano, grazie mille, grazie. Michele? Michele? Eccomi, dica. Salve. Fai fare un giro di prova con l'auto nuova, Giorgia. Grazie amore, il mio nasone, l'automobilone nuovo. Grazie, vado a prendere le chiavi io, vado io. Ciao amore, grazie. Aspetta Michele, non mettere in moto. Dottore, ma proprio io? Che vuol dire proprio io? Che devo andarci io? No, ma si ricorda l'altra volta? Ho battuto la testa contro il vetro. Capito Michele, ma lei è assicurato, no? Sì. E poi non è detto, è capitato una volta, non è detto che ricapiti. Su Michele, un po' più di fiducia, abbia pazienza, su. Prego. Ma cosa fa? Le fa fare un altro giro di prova? Ma si ricorda cos'è successo l'ultima volta che ha fatto un giro nella concessionaria? Ma certo che me lo ricordo, su, ma che cos'è questo modo di fare? Non è detto che ricapiti, è capitato una volta soltanto. Abbiate un po' più di fiducia anche voi, non è solamente Michele. Io non ce la faccio più. Giorgia! Giorgia, non ce la faccio più, Giorgia! Io non volevo fare free climbing. Ti giro. Giorgia! Giorgia, non ce la faccio più, non mi sento più le mani, non mi sento più le braccia, non mi sento più i muscoli. Giorgia! Giorgia, ho lasciato tutti i trovatelli di San Nicola, Giorgia! Emilio, la pianta di far così, no? Ti stanno ridendo dietro tutti quanti. Scendi. Se mi sloco una caviglia? Scendi. Cretino. Andiamo. E dai, non fare quella faccia, naso. Abbiamo fatto veramente bene a prenderci una giornata tutta per noi. Sentirai come saranno belli i massaggi. Sarai più rilassato. Invece a me i massaggi non mi piacciono. A Bari, quando uno ti mette la mano addosso, non è un amico. Io dico, i massaggi si fanno quando uno non sta bene. Io sto benissimo, che li faccio a fare? Stai bene, buongiorno. Tu non stai bene. Buongiorno. Buongiorno. Adesso viene mia collega a massaggiarti. Che devo fare lei? Prego. No, perché ne ho proprio bisogno, perché c'ho proprio un dolore che da qua mi... Tu lo sapevi, forza, segui, lasci, lasci, non posso fare, mi lasci fare. Lasciala fare. Sai che questo massaggio mi ha proprio rimesso al mondo? A me mi ci ha levato.
Siamo pronti per il massaggio plantare? Sì, grande. Che cos'è? Che cos'è il massaggio plantare? È il massaggio ai piedi. È stupendo. Come un massaggio ai piedi? No, no, io non posso resistere, soffro il solletico ai piedi, non lo posso fare. Non lo posso fare. Facciamo l'amore? Disse il pilota di Formula 1 alla bella ragazza del paddock. Cosa mi dici? Disse la ragazza. Ah, ma non vuoi far l'amore? No, no, stavo leggendo un racconto qua su questo giornale. Su Tutto Auto un racconto d'amore? Scherzi, li pubblicano ogni settimana, sta avendo un successone. Questo si intitola Il pilota di Formula 1 e la ragazza del paddock. Quindi non vuoi far l'amore? No, Giorgia, questo non c'entra. Se vuoi, io, cioè, con tutto il piacere. Però, che faccio? Lascio a metà il racconto? No. La cultura innanzitutto. Esatto, perciò ho detto. Buonanotte. Peccato, che avevo voglia. E vabbè, magari un'altra volta. Quando un'altra volta, dico. Quando? No, cantavo. E la ragazza rispose: sì, facciamo l'amore. Lo leggo. Disse sì con entusiasmo. Come finisce? Dopo averlo fatto 6 volte... Bene, e allora parliamo inglese. Let's speak English. Molto bene. Facciamo un po' di conversazione. Let's do some conversation. Molto, molto bene. Allora, vediamo. Emilio. Me? Here I am, my prof, with all my love and my heart pump pump for you. Emilio, don't do the cretinet. Sì, non fare il cretinet. Absolutely not. Okay, Emilio, yes. Conversation. Yes. Where did you park your car today? Dove hai parcheggiato la macchina oggi? Oh, yes, I parked my car just outside the school. Ho trovato un posto perché solitamente non lo trovo. Okay, e questo è un po' più difficile. Yes. What did you read on the sign just over your car? Che cosa hai letto sul segnale, sul cartello, sopra la tua macchina? Prof, nothing, because I didn't read anything over my car. Non ho letto nulla sulla mia. I know, lo so. Because nobody's so stupid to park the car in the tow-away zone. Ho capito. Perché nessuno è così sciocco da parcheggiare nella zona della rimozione forzata. Molto bene, molto molto but, bene. But, prof, I didn't park my car in the tow-away zone. Yes, you did, Emilio. No, I didn't. Yes, you did. Are you sure? Yes. But sure? I'm very sure, Emilio. Prof, may yes. I look outside the window? Please, Emilio. Sorry. Prego. Vieni a vedere. Ma perché non me l'hai detto prima? English. Why didn't you tell me but before, not after? E allora continuiamo. Gli stanno portando via la macchina. Molto bene. Emilio is fighting with the police. No, troppo freddo. Sai che non mi sento più l'età dei piedi. Io non ce l'ho proprio più i piedi. No. Io non riuscirò a dormire, Giorgia. No, neanch'io. Giorgia, vieni qua. Abbracciamoci, Giorgia, stiamo vicini. Perché noi ci vogliamo bene, vero? Abbracciamoci. Teniamoci stretti in questi momenti difficili. Sì. Che freddo. Quanto ha detto che voleva
per aggiustare la caldaia. 3.200 euro. Mamma mia, mi vengono i brividi. Mio naso fa il meccanico. Sì, amore, hai appena baciato il futuro vincitore del trofeo di go-kart della Sympathy Car, perché io pilota. Ma qui. Dov'è? Che cosa? Dov'è il calendario? È lì, sulla rastrelliera. Emilio, questo è il calendario di copertura. Ok, quei giorni, le cose normali. Ma questo è il calendario del Bari, non è di copertura di niente. Ecco qua. Dov'è il calendario con le donnine nude? Dai, ce l'hai, dai, lo so. Dove l'hai messo? L'hai nascosto. Ma non ho calendario con le donnine nude. Non vedere, ti prego. No, non c'è il calendario. Amore, io c'ho il calendario del Bari perché c'è una squadra senza pari e quella è il Bari, è il Bari, è il Bari. Perché fedeli fino alla... Non ho calendari con le donnine nude. Tutti gli uomini hanno un calendario con le donnine nude. Ti rinfresco la memoria. Gennaio, febbraio, marzo. Amore, dicembre. No, dicembre non lo fare. Pisi, ma che me ne faccio io del calendario con le donnine nude con questo popò di roba e di donna che c'ho? E quando dico popò, tesoro, dico popò, no! Non a caso dico popò, con il, è capito? Perché io so... No! Sei fuori casa, non sei... Voglio la mia scatoletta. Amore. Ciao. Buongiorno. Senti, hai visto il mio maglioncino? Quale? Quello blu, girocollo, con lo stemmino della concessionaria, quello che ti ha regalato lo scorso anno il tuo capo? Esatto, dov'è? No, non l'ho visto. Non l'ho visto, amore. Devo andare in concessionaria. Oggi è il furgoncino day. Lo sai che il capo ci tiene? Che va, bene, ci mettiamo... va bene. Perché c'è lo stemmino. Eh sì, è dentro frigo. Dai. Dov'è? Davvero, è dentro frigo. Amore, dimmi, non ho tempo, dai, dimmi dov'è. Non sto scherzando, è dentro il frigorifero. Guarda. Nel frigo? Frigorifero. Su, guarda su. Nel freezer! Sì, nel freezer. Addio! Ma perché l'hai messo nel freezer? Perché un maglione è nel freezer? Non c'era posto nel cassetto, perché si mette nel freezer? Amore, facciamo i pelucchi, faceva quei pelucchi brutti della lana, capisci? Mi hanno detto, se vuoi che non faccia più pelucchi, mettilo per una notte intera dentro il freezer. Oddio, ma guarda cosa ti hanno fatto, che cosa gli hai fatto? Quattro, mi scalda bene. Uno, due, lo stiamo perdendo dell'acqua calda, presto! Emilio, è solo un maglione, dai! Della concessionaria Sympathy Car, ricordatelo, ce la farà. Resisti. Perfetto. Ma di cosa ti preoccupi? Guardati. È perfetto, come nuovo. Giorgia, anzi, si è ristretto della metà. Guarda che è molto molto meglio di prima, eh. Guarda, senza pelucchi. Assolutamente, non c'è neanche un pelucco. Ho capito, non ci avrai pelucchi, ma guarda, le maniche. Ma è a sbuffo, è il modello proprio così. Non ti sei accorto? Era così, guarda. Non è che è diventato così. Prima ci avevo le maniche da qua. Stupendo. Poi è attillato, bello, ti metti in mostra il fisico. È bellissimo, amore, guardati. Tu dici? Guarda, è perfetto, arriva giusto dove deve arrivare. Guarda, eccoci. Cioè, non mi ridono dietro in concessionario. Ma stai scherzando, amore? Veramente, te lo direi. Ma stai scherzando? Ma è stupendo, pensato. Guarda. Poi ti mette proprio in risalto tutto il tuo fisico di... Bello mino mio. No, vai amore, occhio. Vai e vendi milioni di furgoncini. Ciao, amore. Parte il siluro, puoi star sicuro. Adesso io devo andare. Ciao, amore. Aspetta. Aspetta. Cosa? Chiudi gli occhi. E tra un po' arriva nel mese caldo. Stai scherzando? Mi hai fatto il calendario? Ma adesso sì che mi piaci, amore. Grazie, amore. Devo andare. Ti lascio con lei, eh? Sì. Ciao, prof. Bravo. Sì, anche tu. Va bene. Gli studenti. Ciao. Che vi siete offesi? Oddio.
la difesa, le ali, il bomber 1, il bomber 2. Madonna, quanto è bello il mister. E non vi dovete offendere, i campioni sono rari e stanno tutti dentro al bar. Adesso vi rimetto là, eh? Non vi offendete. Che magnifica serata. Bellissima. Qui con te. Romantico. È romanticissimo. Giorgia, ma tu ci soffermi mai a pensare come sarebbe il mondo se non ci fosse il sole? Al buio. Sarebbe al buio, no? Come adesso. Perle ai porci. Perle ai porci. Perle ai porci, proprio. Porci.